siamo nel territorio di Castronovo e ci troviamo nel feudo di Emilia. In pratica ci troviamo anche all'interno del convento dei Basiliani. Sì, perché questa, nei secoli passati, doveva essere quello che appunto è rimasto del convento. Abbiamo qui di lato la fontana barocca sicuramente, quindi del 600-700, invece si pensa che il convento sia stato eretto attorno al 9 secolo e quindi perché si tiene in considerazione anche, le notizie storiche dei basiliani e quindi del periodo di evangelizzazione. Allora, noi qui abbiamo anche la chiesa che adesso andremo anche a visitare. E il convento quindi costava della chiesa, abbiamo questa fontana centrale, ma anche quindi le varie zone dove quindi c'era anche la stalla bizantina e i vari spazi dedicati dove insomma i monaci potevano anche lavorare. Importante da segnalare è lo stemma qui presente in questa fontana, uno stemma che sicuramente risalirà alla famiglia che ha donato poi l'appezzamento terriero per erigere poi il monastero. Ci troviamo in compagnia dell'architetto Daniele Traina, che ha scelto come oggetto della sua tesi di laurea il monastero di Emilia. Questa struttura ha assunto nel corso dei secoli varie funzioni. In poche parole, quali sono state appunto queste funzioni? Diciamo che l'edificio nasce come un monastero basiliano, risalente al periodo bizantino. E successivamente, come molti altri edifici, cambia destinazione d'uso. La Masseria di Emilia è posizionata in una altura nel territorio di Castronovo di Sicilia. E noi abbiamo nella parte più bassa il lago Fanaco con l'inizio del fiume Plateni, invece nella parte più alta il Pozzo Stagnatale, quindi abbiamo un'altezza di circa 1300 metri. E il paesaggio è caratterizzato nell'avere questi piccoli pezzi di terreno, diciamo, con colture a seminativo. Come è possibile vedere in questo disegno, la masseria è una forma rettangolare. Noi all'ingresso abbiamo un grande portale, quindi pietra calcarea, con questo primo piano con un vestibolo, diciamo, d'ingresso. Poi abbiamo all'interno un cortile con una fontana nella parte centrale. Una fontana del 700 che è stata, diciamo, messa dalla famiglia Vanni Calvello. Ci troviamo presso l'ingresso di quello che doveva essere, anzi di quella che doveva essere l'antica chiesetta dei Basiliani. Ora entreremo e perlustreremo quel poco che rimane della chiesa, dove si dice ci sia anche un affresco. Vediamo anche se possiamo trovarlo. Comunque facciamo anche menzione della notizia storica, di quella che sarebbe la notizia storica secondo la quale Santa Rosalia, attorno all'anno 1000-1100, e veniva dall'eremo della Quisquina presso questo luogo, anch'esso secondo eremitaggio, a prendere quindi i sacramenti. Quindi sicuramente Santa Rosalia sarà venuta presso questa chiesa. Adesso quindi entriamo all'interno di questa chiesetta per poterla perlustrare al meglio.
siamo all'interno della chiesa dei Basiliani. Possiamo notare intanto nella parte centrale l'altare, che sicuramente sarà stato rifatto nel corso dei secoli. Anche le modifiche vedono il muro, che dovrà essere sicuramente nuovo. E comunque ciò che ci ha colpito è che nella porzione centrale di questa piccola cappella c'è questa sorta di cunicolo e un rudimentale ossario, possiamo così definirlo, perché non si parla di una cripta. L'abbiamo trovata all'interno di questo cunicolo, ci hanno informato dicendoci che era un cunicolo che doveva collegare la chiesa con le stanze degli eremiti. Ma qui vediamo che ci sono anche delle pietre. Abbiamo appena visto il servizio che parlava dei quattro feudi presenti nei dintorni di Santo Stefano Quispina, e con questo servizio abbiamo terminato questa edizione di questo programma. Ringraziamo la nostra troupe dell'associazione Quispina Channel, che poi siamo noi, e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo video. Speriamo che il documentario sia stato di vostro gradimento e vi abbia portato a conoscenza di dettagli sulla storia stefanese dei quali potevate essere all'oscuro. Allora, noi con questo vi salutiamo e vi rimandiamo al prossimo speciale. Diamo appuntamento al prossimo nostro speciale Quispina Channel Storie. Benvenuti su Quispina Channel. Con questa puntata Facciamo anche questa parte.